Salve a tutti ragazzi, qui Elite di Elite Gaming e benvenuti sul canale YouTube di The Tower Destiny Italia col nostro appuntamento settimanale dedicato alle news. News che anche questa settimana si fermano esclusivamente al Bungie Weekly Update. Probabilmente anche i ragazzi di Bungie sono occupati a godersi l'ottimo lavoro che hanno fatto con il Re dei Corrotti, bisogna concederglielo. In ogni caso, parlando del Weekly Update, hanno annunciato quando torneranno lo Stendardo di Ferro e le prove di Osiride e hanno dato maggiori informazioni al riguardo. Partiamo dallo Stendardo di Ferro. Tornerà il 13 ottobre, ossia martedì prossimo, durerà una settimana, sarà un bonus passivo di chiunque giocherà nello Stendardo di Ferro, quindi col progredire dei giorni voi prenderete automaticamente più esperienza. Il funzionamento invece dei medaglioni di ferro non verrà minimamente cambiato. Le armi e le armature che Lord Saladin venderà a partire da questo Stendardo potranno anche essere droppate alla fine di ogni partita. Quindi non avete abbastanza soldi? Non preoccupatevi, potreste essere fortunati da ottenerle in ogni caso. E inoltre questa probabilità di drop sarà anche aumentata. E per quanto riguarda invece quelli che invece vorremmo comprare, si dovranno acquistare con i marchi leggendari e non più con Lumen. Saranno introdotti nuovi emblemi per lo stesso Stendardo di Ferro, nuove taglie di cui 9 giornaliere, 3 per giorno e 3 settimanali, con ricompensa marchi leggendari, e come requisiti minimi semplicemente livello 40 e un minimo di 230 di luce. E per quanto riguarda lo Stendardo è tutto, spostiamoci a parlare delle prove di Osiride. Torneranno il 16 ottobre, venerdì 16 ottobre, naturalmente dureranno fino al reset settimanale del martedì dopo alle 11 del mattino. L'equipaggiamento non andrà più acquistato da Fratello Vance, ma si potrà droppare esclusivamente alla fine di una partita, ovviamente per la squadra vincente. Più si vince, più alta sarà la probabilità del drop. Ci saranno ancora le monete del passaggio quando si perde una partita. Verrà introdotta una schermata dedicata interamente alle prove, dove si potranno vedere tutti i buff attivi, e questi buff potranno essere acquistati esclusivamente prima di iniziare le prove stesse, quindi non potrete più arrivare a 7 vittorie e prendere quello che vale 2. Per chi farà il 9-0 ci sarà ancora la gita sul faro. Verranno introdotte delle nuove taglie esclusive delle prove di Osiride che completandole potranno dropparvi armature o armi appunto delle prove. Verranno leggermente modificati i parametri di ricerca del matchmaking, infatti si darà sempre la priorità alla connessione, ma il secondo parametro adesso sarà il numero di vittorie, quindi quando sarete a una vittoria avrete una maggiore probabilità di trovare qualcuno con una vittoria. A 8 vittorie invece sarà molto più probabile trovare qualcuno con 8 vittorie, e lì sì che la situazione si farà intensa. Il conto alla rovescia adesso si fermerà a 0 secondi esatti e non a 1 secondo come succedeva prima. Ci saranno suoni diversi per le rianimazioni alleate e quelle avversarie. Luce minima per poter partecipare 251, quella consigliata però sarà di 290. Naturalmente, più alta sarà la vostra luce, più danni farete, meno ne riceverete. E per quanto riguarda le notizie importanti è tutto. Passando agli ultimi annunci che hanno rilasciato appunto nello stesso Weekly Update, hanno tolto le luci etere come drop nei cala alla notte, hanno sistemato alcuni bug relativi ai pacchetti VIP, ai pacchetti H e ai pacchetti Suros che non venivano dati a dovere, ed infine hanno detto di essere a conoscenza di un bug relativo alle armi dell'armaiolo, quelle del giorno delle armi che non venivano droppate quando venivano riscosse direttamente dal proprio personaggio. È consigliato andare sempre comunque dall'armaiolo per riscuoterle. Quindi ragazzi, per quanto riguarda le news di questa settimana è tutto. Come al solito io vi ringrazio per la vostra attenzione, pertanto vi invito a seguire The Tower sulla pagina Facebook, sul gruppo, sul sito internet e ovviamente sul canale YouTube. E noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao a tutti!